Fratelli rossoneri, amici e rivali di YouTube, buongiorno, 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 buongiorno e buon europeo e buona semifinale a tutti, amici. Allora ragazzi, vi confesso che un minimo di ansia, più di un minimo di ansia, un po' di tensioncina. Semifinale per la nostra Italia, da Italietta è diventata, da piccola la Troccola è diventata la magica italiona di questi magnifici ragazzi che stanno facendo un grandissimo europeo. E siamo arrivati alla semifinale, siamo arrivati alla fine per raccogliere tutto il frumento, per raccogliere tutti i frutti, per raccogliere tutto il fatturato, insomma. E nulla è vinto ancora, quindi sarebbe davvero un peccato non arrivare perlomeno alla finale. Giochiamo contro una Spagna di grandissimo valore, però non è la Spagna di qualche anno fa, parliamoci chiaro, non è la Spagna di qualche anno fa, con tutto il rispetto per la Spagna che sa giocare molto bene a calcio, per l'amor di Dio, una squadra forte, però secondo me noi abbiamo qualcosa in più, soprattutto a livello proprio di gioco, a livello di movimenti, a livello di solidità difensiva, noi abbiamo qualcosa di più. E niente, non dobbiamo farci incantare dalla loro ragnatela di passaggi. Loro concedono tanto, quindi bisogna andare a far male quando possiamo andare a far male. Io oggi mi aspetto un tuo gol. Adesso arriviamo da chi? Merda! Come da rito, merda, merda, merdacciala! Sicuro dietro, mi raccomando. Sicuro dietro come al tuo solito. Non abbiamo ancora preso gol su azione, ragazzi. Un rigore completamente inventato e una distrazione su calcio d'angolo. Su azione ancora il nostro tabellino come in Inghilterra è invariato. Non dobbiamo avere paura di un cazzo di nessuno, bisogna soltanto andare in campo che vincere. Sarebbe bello vincere senza subire gol. Mi piacerebbe vincere senza subire gol. A destra. Abbiamo il Lollo di Lorenzo. Allora, concentrato dietro, spingi quanto puoi spingere, mi raccomando. Ok, stiamo attenti perché loro chiudiamo le loro imbucate, perché loro ti addormentano il gioco e poi pam, ti mettono l'imbucata in velocità. Quindi stiamo belli attenti e concentrati dietro. Non dobbiamo far pervenire i palloni al loro attaccante Morata, che in profondità comunque è ancora pericolosissimo. A sinistra non ci sarà il treno, ci sarà Emerson Palmieri. Palmi, mi raccomando, spingi quando devi spingere, concentrato nella fase difensiva. Oggi con la fase difensiva oggi si vince la partita. Concentrato, vai, naturalmente un pensiero allo Spina che ci guarda con noi, seduto con le stampelle, un grosso abbraccio allo Spinaz. Palme, quando puoi andare vai, però diamo veramente un occhio dietro perché loro comunque davanti possono essere pericolosi e farci male in qualsiasi momento della partita. Coppia centrale non devo dirvi niente, le due merdacele, e Ale ai due dietro, no, i due dietro stanno facendo un grandissimo europeo, bisogna dirlo. Niente, stiamo attenti, il Chiello e Leonard, mi raccomando, belli attenti, belli concentrati dietro. Ok, state facendo qualcosa di strepitoso, continuiamo così, concentrati, umili come lo siamo stati all'inizio dell'europeo. Centrocampo, abbiamo il geometra, centrocampo, righello e squadra, prego, in mano, matita appuntita, disegniamo calcio come soltanto tu sai fare. Prendiamo subito in mano il centrocampo che sarà il cuore della partita, ok? Si vince, ho detto, appena dietro la partita, ma si vincerà anche a centrocampo. Prendiamo in mano il centrocampo. Marcolino da interno sta facendo veramente grandi cose e poi completiamo con Nicolino il nostro magnifico centrocampo dei tre magnifici. Prendiamo in mano la squadra lì, ragazzi. Dettiamo il passaggio davanti, siamo veloci davanti, ragazzi. Abbiamo una grandissima velocità davanti. Dettiamo il passaggio davanti per quelli che entrano, ok? Diamo profondità alla manovra come sappiamo far noi. Quando andiamo in profondità veramente diventiamo devastanti. Davanti c'è il figlio al prodigo, il figlio di Enrico. Mi raccomando, Fede. Le piscine sono chiuse, in Spagna lo sai per anti-Covid. Gioca come stai facendo, umilmente, senza fare cinema. Che vedi che se giochi umile ti vengono tutte le cose difficili, ti vengono. Ok, oggi potresti veramente essere l'uomo partito, l'uomo decisivo, perché qualitativamente insieme a Lorenzo Magnifico siete quelli che ci date
più garanzie davanti, secondo me, in questo momento, a livello proprio di forma. Lorenzo il Magnifico, hai scritto e dettato calcio nell'ultima partita. Ecco, oggi ci serve la partita del grande Lorenzo. Ok, ci serve la partita del grande Lorenzo. Designiamo gioco, siamo cattivi, siamo davanti concreti, come abbiamo fatto contro il Belgio, concreti davanti, senza leziocismi, soprattutto cattivi. Ciro, ti hanno criticato tanto, oggi voglio il tuo gol, sei uno dei miei pupilli. Io oggi voglio il tuo gol davanti, ti basta un pallone a te per farli male. Io oggi ho detto che segna Leonard. E Ciro davanti finisce 2-0 per noi. Dettiamo il passaggio che i centrocampisti ce l'hanno, l'ultimo passaggio. Dettiamo la profondità che li facciamo male. Non sono questi fenomeni dietro, non sono questi fenomeni dietro. Quindi ci manca poco con le qualità che abbiamo per andarli a fare male. Ragazzi, tutti uniti, abbiamo fatto un grandissimo europeo. Questa è la vostra occasione, questo è il momento vostro, soprattutto perché è una squadra che a livello europeo, praticamente nessuno ha vinto nulla. Nessuno ha vinto nulla dei nostri. Ok? È per questo che c'è anche tutta, vedo tutta questa fame, tutta questa grinta, tutto questo sangue negli occhi. Continuiamo davvero dal primo all'ultimo minuto. Ok? Concentrati, cattivi, e andiamo, chiudiamo le valigie e andiamo a prenderci la finale. Dai!